Oh! Salve, non vi avevo visti. Comunque, benvenuti agli acquisti fumettosi della settimana. Un salutone da Wade e Manuel, a te la parola. Ma grazie Wade per questa intro, la prendo al volo la parola. Intanto ringraziamo le opinioni di Wade, cercate il suo canale, iscrivetevi perché ne sa tante. E grazie per esserti prestato a fare la intro degli acquisti fumettosi. E anche voi, se volete fare la intro, girate un video, minimo 720p di risoluzione, massimo quanto volete, mia massimo 10 secondi, poi mi contattate sulla pagina Instagram o sulla pagina Facebook del canale, io vi dico come mandarmelo e farete parte degli acquisti fumettosi della settimana. Già ce ne sono ancora due in coda che devono nelle prossime settimane, quindi sbizzarrite, vi trovate qualcosa che stupirà le platee, che sbalordirà il mondo. Intanto vi volevo dire che c'ho delle piccole cosine che ogni tanto compro e che magari è un'action figure da sola, che una volta aperta la prendi, la metti, non ci viene un video, o tre o quattro spillette, non lo so. Quando c'è qualche cosina piccola così, ho deciso di fare dei mini video di unboxing per farvi vedere dei piccoli acquisti, e li metterò solo sulla pagina Instagram e sulla pagina Facebook del canale, per dare anche un contenuto esclusivo a chi mi vorrà seguire sulla pagina Instagram e sulla pagina Facebook del canale. Quindi se volete vedere proprio tutto quello che compro, allora dovrete iscrivervi alla pagina Instagram e alla pagina Facebook del canale, quindi anche perché lì poi metto tutte le comunicazioni, quando escono le live, eccetera, eccetera. Ma cominciamo subito, perché anche questa settimana la puntata è pregna, ci sono un sacco di cose e un paio di chicche veramente chiccose. Quindi cominciamo subito, questo lo spostiamo di qua, perché anche questa settimana, tutte le settimane dico, ragazzi, non vi aspettate tanta roba come le altre settimane, poi tutte le settimane poi alla fine finisce per esserci un macello di roba. Allora, cominciamo subito con il Diabolic Inedito, che è il numero 2 di quest'anno ed è Triplo Rischio. Triplo Rischio è il titolo del numero 2 inedito di quest'anno di Diabolic. Oddio, scusate, Diabolic. Allora, eccolo qua, Triplo Rischio di A.L. Giussani, come sempre. Queste sono le tavole, devo dire che non è sicuramente il disegno, il punto forte di almeno non in tutti gli albi di Diabolic, non sono un esperto, ma preferisco un altro tipo di disegno, però questo mia moglie lo adora, io sto cercando di avvicinarmi, visto che ci ho impiegato anni per riuscire a leggere i manga, e quindi niente, adesso mi ci metterò anche in questo Diabolic con Federico e Linda. Poi passiamo immediatamente al Topolino 3350, eccolo qua, con questa copertina ovviamente sanremese. Nella settimana di Sanremo, ovviamente la copertina di Topolino è dedicata a Sanremo ed è di, vuoi dire perché non te lo vai a leggere prima? Perché mi dimentico, Alessandro Perina, eccolo qua, Alessandro Perina. Nel prossimo numero ci saranno i due mazzi di carte di Donald Cast, e poi nei prossimi ancora la scatola e la plancia. Andiamo a vedere che aria tira Paperopoli. Esistono anche le pause tra un'emergenza e l'altra. In quei momenti essere un supereroe è terribilmente divertente. Certo, col mantello fai lo slittino. Ok, qui abbiamo Topolino e la questione di Galateo. E soggetto e sceneggiatura Marco Nucci, Davide Casarello ai disegni. Non mi fa impazzire. Allora, poi abbiamo Paperò che è il cervellone di famiglia, soggetto sceneggiatura e disegni di Enrico Faccini. Già un pochino meglio, ma il bello di quest'albo, secondo me, vedete questa tavola già è carina. Il bello di questo numero è qua, ci arriverò prima. Poi eccolo qua, ragazzi, eccolo qua. Ed è il prologo di Donald Cast. Eccolo qua. E aspettate, perché è scritto qui sotto. Soggetto di Stefano Ambrosio, sceneggiatura di Chantal Pericoli, disegni e colore di Ciro Cangialosi. E devo dire, Ciro, complimenti, perché i disegni e i colori sono splendidi, veramente, veramente splendidi. Guardate, vi faccio beare di questi disegni, ragazzi,
questi disegni e colori veramente veramente splendidi. Guardate, bello 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 bello. E sfida all'ultima carta, questa è tutta la presentazione di Donald Kess che ci sarà nei prossimi numeri, e poi abbiamo i corti di Paverino, Cuor di Leone, Vito Stabile, soggetto e sceneggiatura, disegni di Giuseppe Facciotto. Ha un bel facciotto questo Giuseppe e non è disegnata neanche malissimo. Qui c'è un reportage su la mostra dei Guerrieri di Terracotta, e poi abbiamo Pippo & Co, incontro con Irruzione, Gabriele Panini, soggetto e sceneggiatura, Maurizio Amendola ai disegni. Questa la saltiamo a pie pari, magari anche carina, però insomma andiamo di fretta. Zio Paverone in Diamoci un taglio di Giorgio Fontana, soggetto e sceneggiatura, Alessandro Gottardo ai disegni. Eccolo qua, carina carina. Mentre l'ultima storia è Young Indiana, a me non mi piaceva anche Indiana Pippis, Indiana Pips, figuriamoci lo Young, soggetto e sceneggiatura Bruno Sarda, Marco Valazzi ai disegni. I disegni però sembrano fatti bene, sembrano curati, sembrano fatti bene. Ma qui abbiamo la bellissima copertina del prossimo numero, guardate quanto è bella questa copertina, poi scopriremo di chi è, e ci sarà la prima storia di Donald Kest. Questo era, sì, poi c'è una storia breve di Bridget Talk, e questa è il numero 3350. Ora ce l'ho tutta, tutta completa, sono arrivati quelli che avevo preso su eBay, il 2 e il 6 di Pluto, e quindi adesso ce l'ho tutta, la posso affrontare e leggermela tutta, e poi magari darvi un giudizio in nuvole ballerine. Eh sì ragazzi, finalmente, poi non avendo il 2 non potevo andare avanti, ma finalmente l'ho recuperato, e quindi ho 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mi intriga molto questa storia di robot, di coscienza, di omicidi, di fantascienza, eccetera eccetera, quindi non vedo l'ora di leggerlo. Tra l'altro guardatemi ragazzi, guardatemi i disegni ragazzi, guardatemi che splendore. Quindi la storia è figa, i disegni anche, speriamo che mantenga la sua bellezza fino alla fine, non vedo l'ora di leggerlo. Questi sono Pluto numero 2 e numero 6 che vanno a completare la serie. Homunculus, ho preso il numero 5 perché mi sta piacendo veramente tanto, lo sto appunto leggendo, lo sto gustando, me lo sto divorando, e quindi man mano che ne leggo uno ne prendo un altro, e ho acquistato il numero 5. Ripeto ancora una volta, se vi interessa un seinen bello intrigante per grandi, non per adulti porno eccetera eccetera, ma per grandi con tematiche forti, beh ragazzi, Homunculus è quello che fa per voi ragazzi. A me sta intrigando, sta piacendo, sempre sperando che non vada a finire male il finale, però sta piacendo molto, e quindi ho preso il numero 5. Ancora i paper dollari, ho dovuto prendere Noi Qui Qua Qua, che è il numero, niente, un numero speciale, giusto per farci sborsare i soldi, ma c'è il dollaro di Qui Qua Qua. Ed eccola l'ennesima pubblicazione che ci siamo dovuti sorbire per colpa della raccolta dei dollari. Eccolo qui, come se poi non comprassimo già abbastanza fumetti. Eccolo qua, il dollaro con Qui Qua Qua. Eccolo qua, il dollaro con Qui Qua Qua. Eccolo qua, il dollaro con Qui. Ok, lo smetto. Qui mettiamo il dollaro, quindi ne dovrebbero mancare solamente 3, giusto? 1, 2, 3. Sì, dovrebbero mancarne solamente 3. Diamo un'occhiata veloce a questo Noi Qui Qua Qua. Ovviamente tutte ristampe di storie. Sono storie del 94, 2011, 2010, 75, 79, 88, eccetera, eccetera. Eccolo qua, magari questo potrebbe far parte dell'iniziativa di regalare dei fumetti a chi vogliamo instradare alla lettura. Questa è una cosa che ne parleremo la settimana prossima in una live. Lanciamo questa iniziativa, mi sembra Glenda abbia lanciato un bel hashtag, poi lo riprenderò e vedremo quanti mi seguiranno, magari anche altri youtubers che parlano di fumetti. One Piece nell'edizione secondo me molto carina e di gran formato della Gazzetta arriva al numero 5. Un'occhiata veloce al numero 5 di One Piece in questa edizione appunto della Gazzetta. Dovrebbe esserci da qualche parte una cartolina, eccola qui, la cartolina con la copertina, la cartolina con la copertina. E oggi niente, oggi il rapper che è in me si sta sfogando, eccolo qua. Devo dire che ragazzi, magari poi non la ristamperanno tutta, magari però poi bisognerà recuperarla in una seconda uscita, non lo so come finirà. Anche perché è ancora in corso, quindi, però insomma la grandezza di queste tavole mi piace molto, anche l'edizione con alette, insomma
questa serie mi piace. Poi quando riuscirò, andrò in pensione, riuscirò a leggere tutto quello che compro. Mentre finalmente uno di voi 2 settimane fa mi ha detto: ma scusa, Tex Willer numero 15? E io ho detto: porca miseria, Tex Willer numero 15. Sono corso in edicola e l'ho comprato. L'altra settimana ho girato gli acquisti fumettosi, quando ho finito di montarlo mi sono ricordato che era nello zaino. Quindi, con 2 settimane di ritardo, grazie a chi me l'ha ricordato, sennò me lo sarei perso, Tex Willer numero 15. Perdonami tu che mi hai ricordato Tex Willer numero 15, non mi ricordo chi è che me l'ha ricordato, ma lo ringrazio di nuovo. Le schiave della montagna, questa copertina sempre clamorosa di Maurizio Dotti, i disegni di questo soggetto di sceneggiatura Pasquale Ruglio e Pasquale Del Vecchio ai disegni di questo numero, eccolo qua, di questa serie che sta avendo molto molto successo, di Tex da giovane, eccolo qua. Fine dell'episodio. Questa è la copertina del prossimo numero, altra copertina clamorosa, che sarà in edicola dal 18 febbraio, I Lupi della Frontiera. Questo era il numero 15. Mentre il Classic Tex fa numero 76, Veleno. Per capire dove stiamo andando bisogna sapere da dove veniamo. Classic Tex numero 76, Veleno. Eccoli qua, disegni di Galeppini, grande Galep, eccolo qua. Poi devo dire che a me, quando sono stampati sulla carta, proprio quella Bonelli così, mi piacciono da morire, quindi a colori, su carta Bonelli, nel formato che noi amiamo. Avrà delle pecche questa serie, ma a me piace, più di quei volumoni a colori cartonati che ho, però questa serie mi piace molto di più. Nel prossimo numero abbiamo Pat l'Irlandese, che è il numero 77 e sarà in edicola il giorno di San Valentino. Mr. Noll, le nuove avventure, arriva al numero 8 e questo è I Pirati dell'Aria. Anche qui sono rimasto qualche numero indietro. Mr. Noll, le nuove avventure, è un piacere sempre leggerlo, Mr. Noll, perché appunto è Mr. Noll, ragazzi, Mr. Noll, e quindi ci riporta indietro nel tempo. Disegni Stefano Di Vitto e Massimo Cipriani a 4 mani. Potrà avere delle pecche, potrà avere dei difetti, ma il grande Jerry Drake è sempre il grande Jerry Drake, ragazzi. Se non avete mai letto Mr. No, è un buon motivo, con questa miniserie, sono pochi numeri, per approcciarvi a questo personaggio che ha avuto veramente, veramente tanto, tanto, tanto successo. Qui c'è la pubblicità del nuovo volume di Deadwood Jack, Deadwood Dick, Black Hat Jack, ho fatto un mix, e questo era I Pirati dell'Aria, le nuove avventure. Un altro numero 8 ed è Darwin, eccolo qua. Io ancora non leggo la serie, sono riuscito a leggere il romanzo, ancora non leggo la serie, però insomma il romanzo mi ha intrigato molto, speriamo che la serie sia all'altezza. Prima o poi mi metto lì, brum, e magari anche perché sono albetti di poche pagine, quindi in una sera magari me ne leggo 2 o 3, 4 di seguito e praticamente poi vi dirò che cosa ne penso. Anche qui sono rimasto indietro, Dissolvenza al sogno. La storia mi ha intrigato molto nel romanzo a fumetti e quindi sto prendendo tutta la serie nella speranza che poi alla fine della fiera questa serie non mi deluda. Eccolo qua, quindi poi i disegni non sono niente male, ragazzi. Vediamo di chi sono questi disegni. C'è anche la stazione spaziale orbitante, ideato da Luigi Piccato, soggetto di sceneggiatura Michele Masiero, disegni di copertina, lettere, progetto e disegni. Ragazzi, ci siamo persi i disegni? Lettering, disegni e copertina Luigi Piccato, Renato Ricci e Matteo Sant'Agnello. E bella, guardate questa tavola. Ragazzi, qui abbiamo Il Confine, è già uscito il numero 2. Devo recuperare il numero 2 perché il numero 1 mi aveva intrigato molto. Ma è l'ultimo, è finito. È finita la serie. Fine! Ragazzi, questo è l'ultimo di Darwin, della miniserie. Allora, adesso me lo posso sparare tutto di seguito, uno dietro l'altro. È finita la miniserie Darwin. Capitan Mickey fa 52, eccolo qua, ed è Gli Schiavi del Sole. Attenzione. Sempre per il discorso che facevamo prima, cioè sulle origini del fumetto, Capitan Mickey, ragazzi. Tra l'altro, questi ultimi numeri hanno anche un bel po' di prefazione, guardate, di spiegazioni, e poi i disegni e le storie della SGS, la storia del fumetto italiano, ragazzi, la storia del fumetto italiano. Bella questa serie, come il grande Black, come il comandante Mark,
veramente veramente belle da recuperare. Poi abbiamo la copertina del numero 53, che sta in edicola dall'11 febbraio, La banda dei falsari. Ma questo era Gli schiavi del sole. Questa è una cosa molto molto particolare, ragazzi. Questa è una cosa molto particolare. Questo è il numero 0 in edizione limitata e si chiama Tesla and the Secret Lodge, Guerra Segreta, ed è un'autoproduzione. Ed è un'autoproduzione di aspettate, ve lo dico che non me lo ricordo. Ed è un'autoproduzione di Garage Autoproduzioni, dipende. Se lo volete dire alla francese è Garage Autoproduzioni, se lo volete dire all'inglese Garage Autoproduzioni. Comunque è un'autoproduzione, devo dire che è molto molto intrigante. Adesso vi dico di che cosa si tratta. Questo numero 0 lo potete comprare direttamente sul loro sito, che vi metto in sovraimpressione. Ah, in sovraimpressione, c'era da qualche parte il sito, ve lo metto mentre lo vediamo bene. Ve lo metto in sovraimpressione, lo potete ordinare, è arrivato velocemente, eccolo qua. Vi faccio vedere poi, fate il fermo immagine, vi faccio vedere tutti i luoghi nel quale potete richiederlo. Sono stati molto gentili, molto carini sul quando ci siamo messaggiati per la spedizione e tutto. È stato imballato perfettamente, essendo uno spillato, ed è arrivato in condizioni perfette. Mi intriga veramente tanto, poi è un'autoproduzione italiana e quindi perché non dargli una chance? Ma guardate che bella questa copertina di questo numero 0, Tesla and the Secret Lodge. Allora, intanto vi voglio intrigare con la sinossi di questa storia. Cosa possono avere in comune Wyatt Earp, Mata Hari, la creatura di Frankenstein, Thomas Jefferson Newton e l'uomo più intelligente del pianeta, Nikola Tesla? Un gruppo di eroi loro malgrado che vi sorprenderà. Scoprirete le vere origini dell'Area 51 e scoprirete che il primo contatto alieno non andò come si è immaginato Steven Spielberg. Edizione limitata, solo 4 euro. È un'autoproduzione, e quindi vedete, autoproduzione Garage. E quindi ragazzi, sosteniamoli, secondo me ne vale la pena. I disegni sono molto belli. È grande, è a colori ed è un numero zero. Leggiamolo, io lo leggerò. Mi riprometto di leggerlo il prima possibile per farvi un numero nuvole ballerine, per dirvi com'è. Ma ragazzi, 4 euro per sostenere un'iniziativa, secondo me, molto 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 intrigante, molto molto bella. Ci sono anche, guardate, le gallerie alla fine. E secondo me dovreste prenderlo perché va sostenuto, perché l'idea è bella, perché è un fumetto italiano che esce fuori dagli schemi, secondo me esce un pochino fuori dagli schemi, e quindi secondo me va assolutamente provato. Questo è il numero 0 e Guerra Segreta. E questo ve l'ho detto, ragazzi, in questo periodo sono in fissa per i cartonati, per le graphic novel, per i volumi grandi, eccetera eccetera, e sono riuscito finalmente a recuperare Sotto Sopra di Enoch e Grosa, Sergio Bonelli editore. Eh sì ragazzi, altro volume Bonelli, Sotto Sopra o Sotto Sopra? Questo è il dilemma. Allora, vediamo anche qui. Un giorno, per tutti gli esseri viventi, la gravità del pianeta si inverte. Uomini, animali, acqua, tutto ciò che è vivo cade verso l'alto e scompare nel cielo, dove nessuno lo sa. Per chi è sopravvissuto, è l'inizio di un terribile incubo. Questo è il volume molto intrigante Sotto Sopra di Sergio Bonelli editore, scritto da Luca Enoch e disegnato da Crosa, che non so il nome... Mi perdonerà. Tra l'altro, eccolo qua, Riccardo Crosa, illustrazione di copertina e disegni. Devo dire, la storia è molto intrigante, il volume è molto bello, questi nuovi volumi Bonelli. Devo dire, ragazzi, io quando c'è da criticarla la critico, ma poi quando fa dei prodotti ottimi, io la elogio. La carta è splendida, i disegni sono bellissimi, i colori sono fantastici, c'è un sacco di materiale extra, guardate, con schizzi, bozzetti, la colorazione, eccetera eccetera, quindi ne vale assolutamente la pena. Non ho capito se è un volume unico o se, come K11 o Il Confine, è una serie. Credo che sia un volume unico, perché vedete c'è fine, quindi credo che sia una storia secca così. Se vi piace, se la storia va intrigato, l'edizione merita assolutamente. Questo è Sotto Sopra di Luca Enoch e Riccardo Crosa. Ok ragazzi, spero che anche questa puntata, piena veramente di tante cose, insomma sono tanti gli acquisti, ma ci sono un paio di chicche, come quella appunto di Tesla, come il volume della Bonelli di Sotto Sopra, come il recupero di tutta la serie di Pluto, che non è facilissima da trovare, i Paver Dollari, insomma anche questa settimana ce n'è veramente per tutti.
Do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti, perché il canale continua a crescere, quindi benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Andate a dare un'occhiata ai vecchi video, perché ce ne sono ancora veramente tanti di tutti gli argomenti, quindi magari troverete dei video vecchi su delle cose che magari, perché voi pensate che io parli solo di fumetti, invece no, io parlo di action figure, di tantissime cose da collezione, di Harry Potter, Disney, Star Wars, Star Trek, Jumanji, tutto quello che è nerd, tutto quello che vi può venire in mente, quindi andate a dare un'occhiata perché di cose ne troverete veramente tante. Vi ricordo l'Emporio di Sheldon, il gruppo aperto open su Facebook dove comprare, vendere e scambiare tutto ciò che è nerd. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, perché una comunità che vuole comprare, vendere e scambiare, qual è il suo punto di forza? Dov'è che poi ottiene il miglior risultato? Quando il numero degli iscritti aumenta. Più siamo e più sarà facile appunto trovare chi compra, vende, scambia quello che ci fa battere il cuore. Ma soprattutto ricordate sempre che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube.